Ma la situazione è indubbiamente drammatica. Io trovo che sia impensabile che nel 2022 arrivino immagini di guerra che ricordano quelle delle più feroci guerre dei primi del secolo, dei primi anni del secolo. E guerre di trincea, immagini di distruzione. Io però vorrei porre l'attenzione su alcuni punti. Allora, massima condanna a Putin e all'invasione dell'Ucraina. Chi crea una guerra è un criminale, quindi Putin è un criminale. E su questo vorrei sgombrare il campo. Noi però abbiamo la ferma convinzione che ci siano delle complicità, cioè Putin è un criminale e gli altri sono complici, a partire dalla NATO, a partire da questo espansionismo ad ogni costo, anche ad est, che la NATO, anche per voce dei suoi dirigenti, quando è caduto il muro di Berlino non avrebbe mai dovuto fare e invece sta tentando di fare e lo sta facendo, e ci siano anche delle responsabilità del governo ucraino, attenzione, non del popolo, rispetto alla non applicazione degli accordi di Minsk e al riconoscimento della Repubblica del Donbass. Quindi io credo che questo sia condanna assolutamente, Putin colpevole, Putin non il popolo russo, poi arriverò anche alla russofobia che sta dilagando, che secondo me è sbagliata, quando l'università bicocca rifiuta tenta di far saltare un convegno perché si parla di un pensatore russo da anni, da morto, è una cosa che è assolutamente sbagliata. In ogni caso, Putin criminale, gli altri complici, espansionismo della NATO sbagliato. Noi da tempo diciamo che la NATO non ha ragione di essere, ci hanno raccontato per anni che era necessaria perché c'era il patto di Varsavia, oggi il patto di Varsavia non c'è più, la NATO c'è ancora e tenta di espandersi. Chiediamo da tempo la fuoriuscita dell'Italia dalla NATO e lo scioglimento della NATO stessa da questo punto di vista. Dopodiché io credo, e chiudo l'intervento, che il governo stia facendo uno sbaglio incredibile, il governo italiano. Non si può pensare di chiedere la pace mandando armi, bisogna trattare, bisogna scegliere la via diplomatica. Quella dell'invio di armi e di truppe non è la strada.